vabbè, mi comunicano Matteo Orfini e Stefano Esposito che purtroppo hanno provato fino all'ultimo, ma non sono riusciti ad essere presenti. C'è un voto di fiducia alla Camera e sapete, al Senato i numeri sono molto precari, quindi purtroppo non ci siamo riusciti, sarà per la prossima volta. Comunque porto il loro saluto a tutti voi. Lascio adesso intervenire Marco Severa dei Verdi di Ostia. Sì, buonasera a tutti, intanto grazie per l'invito, ringrazio anche chi da anni si batte contro il lungo muro, no? Gli amici dei radicali, Mare Libero e tanti altri. Niente, io sarò breve, farò qualche considerazione. Intanto mi fa piacere vedere tantissimi ragazzi giovani, perché anch'io ho cominciato giovane come voi e ho cominciato proprio con questo tipo di battaglia come Verde. Sono passati 10-12 anni e obiettivamente le cose sembrano essere rimaste completamente identiche, e questa è una cosa che veramente mi fa male, soprattutto perché sono nato, vivo da sempre ad Ostia. Noi come Verdi, naturalmente, come tanti altri, da anni denunciamo questa situazione che prima era solamente locale e poi è diventato un problema nazionale a tutti gli effetti. Il caso di Ostia è un caso particolare in tutta Italia, e bisogna fare purtroppo una considerazione negativa, che finché non riusciremo a restituire il mare ai cittadini, finché ci sarà il lungo muro, finché sarà impedito il libero accesso, non riusciremo comunque a soffrire in pieno della bellezza del nostro ambiente, del nostro lungo mare. Io poi farei partire da un punto, no? Vedere un attimo la situazione da esterno, parlare un attimo del turismo. Mettiamoci un attimo nei panni dei turisti che arrivano a Roma. Io sono consapevole, su questo ci metto la faccia, che tanta gente che viene da fuori, soprattutto dal resto d'Europa, non sa che Roma ha un mare, ha lo sbocco sul mare. Ma come è possibile una cosa del genere? Noi facciamo parte di un triangolo, no, immaginario, che può collegare Roma con le sue bellezze, le scale di Ostia Antica, a un lungomare del genere come il nostro. E com'è possibile che non riusciamo a potenziare quello che abbiamo qui sul nostro territorio? E io di questo sono convinto. Noi non siamo inferiori a nessuna città italiana per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda il lungomare. Qualcuno ha citato Rimini prima, no? O Senigallia. Io penso che Rimini, non abbiamo niente da invidiare a Rimini. Abbiamo un lungomare lunghissimo, abbiamo un lungomuro, purtroppo è quello che ci differenzia. Abbiamo le strutture alberghiere, abbiamo tanta gente che ha tanta buona volontà. Il problema è che c'è un lungomuro che ci impedisce purtroppo di svilupparci. Il problema del turista è che quando arriva ad Ostia si approccia alle spiagge e rimane interdetto, anzi rimane scioccato. Perché? Perché viene chiesto un biglietto d'ingresso. Ma com'è possibile? Questa è una situazione solamente italiana, perché ci sono altri paesi come la Francia, l'Inghilterra o anche il Brasile, dove le spiagge non sono a pagamento, sono usufruibili da chiunque. Allora, come possiamo potenziare il turismo se abbiamo questo tipo di limiti? Io poi farei un discorso un attimo generico sui parchi. Allora, i parchi, ne ha parlato prima il dottor Sabella, sicuramente sono stati il primo passo verso il ripristino della legalità, no? Un piccolo passo. Però anche i parchi hanno dei problemi. Diciamo che probabilmente adesso, senza entrare nello specifico della normativa che è stata citata tante volte e che conosciamo tutti, c'è il comma 254 della legge finanziaria del 2006 che prevede che ci sia il giusto ripristino, cioè l'equilibrio tra le concessioni private e le spiagge libere. Allora, se questo articolo, questo comma venisse applicato, non ci sarebbe il problema di dover costruire i parchi, l'accesso è libero. E poi si pone il problema dei parchi, dell'accesso al mare, soprattutto d'inverno. Siamo più o meno tutti di Ostia, è capitato a tutti di camminare sul lungomare, ma avete in mente la situazione che c'è al pontile d'inverno? Ci sono quei due parchi, la larghezza dei parchi è di circa 1,20 m,
è un patto che non garantisce l'accesso ai disabili e vengono lasciati in completa balia sia dell'agente atmosferico sia la gente che lascia in mutizia. Purtroppo questo è un problema. La polizia della battigia fa parte delle competenze dei gestori di stabilimenti, ma questo non avviene, e questo è un altro paradosso. È notizia poi di qualche giorno fa, è uscito un messaggero che un cane, sembrava una stupidaggine, però un cane è stato operato di urgenza perché aveva ingoiato un pezzo di plastica sulla rinite, insomma, e questo è un paradosso. Le spiagge sono certificate all'85%, questo è un dato che ci deve far riflettere, soprattutto perché è un dato che ci si arriva attraverso anche un alto numero sia di abusi edilizi, sia di allargamento delle cubature in modo illegale e sproporzionato. Non scordiamoci poi che i gestori di stabilimenti, questo è un problema decimale, pagano dei canoni irrisori rispetto ai veramente metri quadrati che gestiscono. E poi a me, io prima ho sentito un video degli amici dei radicali, ho sentito una frase che veramente mi ha colpito: quando entri dentro un stabilimento dicono questa è una spiaggia privata. E no, non è una spiaggia privata, la spiaggia è concessione, la spiaggia è di tutti, perché è dentro di pubblica, appartiene a tutti noi. E io poi l'ultimo punto volevo farlo sul decreto legge, questo per cui è partita la petizione. Il rischio che questo diventi, insomma, una sanatoria della devastazione ambientale direi che sarebbe più opportuno invece provvedere al riequilibrio sia delle spiagge libere, delle spiagge sicuramente in concessione, e di impedire comunque che vengano prorogate queste concessioni a questi gestori, soprattutto alla luce del fatto che il mare è stato oscurato, e nonostante noi continuiamo a violare la direttiva Bolkestein da anni, continuiamo a pagare multe parte della comunità europea. Niente, io concludo così e rinnovo naturalmente l'aiuto di Noi Verdi per qualsiasi tipo di iniziativa e soprattutto per questa petizione, e grazie per l'invito.